In aula a Montecitorio è in programma la discussione del decreto noto come svuota carceri, un provvedimento che trova il sostanziale disaccordo del Movimento 5 Stelle a causa dell'inclusione di alcuni reati gravi, tra cui quelli, paradossalmente, perpetrati proprio tra quelle mura domestiche dove verrebbero confinati i beneficiari. Sono tutti questi, e non ne ho letti tutti, reati di gravità allarmante che quindi, a giudizio del Movimento 5 Stelle, non possono essere inclusi in questa proposta di legge. E invece magari non sono stati inseriti altre tipologie di reato magari più meritevoli, quale poteva essere le ipotesi di piccolo spaccio di cui ci opponiamo sostanzialmente a questa proposta di legge così com'è, e faremo quindi ampia battaglia. La discussione sui cacciabombardieri F-35 arriva nell'aula della Camera attraverso una mozione firmata da SEL e Movimento 5 Stelle e da alcuni esponenti del PD. Una mozione che punta il dito non solo sull'eticità di una spesa ingente in tempi di crisi economica, ma anche sui difetti di progettazione di questi aerei da guerra, resi noti al grande pubblico da una puntata della nota trasmissione televisiva Presa Diretta di Riccardo Iacona. È assolutamente contrario all'acquisto dei cacciabombardieri F-35. Se addirittura gli americani, che pure hanno lanciato il progetto, hanno l'appalto principale e che quindi avrebbero in teoria tutti i vantaggi a portarlo a compimento, potrebbero rinunciare all'acquisto, com'è possibile che in Italia il governo e il Parlamento abbiano ancora dubbi? È superfluo ricordare ancora una volta, signori colleghi, che i costi preventivati inizialmente sono più che raddoppiati. Senza nulla togliere alle discussioni etiche che sono state fatte, che sono importantissime, parliamo del piano industriale. Questo aereo doveva costare 45 milioni di euro. Ultimamente si parla di 165 milioni di euro. Per la sua manutenzione ci vorranno 135 milioni di euro ad aeroplano. Quindi parliamo di altri 12 miliardi sui 90 aerei previsti. Gli ingegneri di Torino hanno definito come minutaglia il lavoro che noi faremo in Italia. Ed è per il vantaggio di poche migliaia di industriali, militari, politici e mediatori che vengono alimentate queste colossali bolle speculative degli armamenti, che non hanno nulla a che fare con reali esigenze di difesa. Penso ai bombardamenti italiani compiuti in Afghanistan l'anno scorso, in cui il ministro Di Paola ha scavalcato il Parlamento e quindi i rappresentanti della nazione, autorizzando bombardamenti aerei effettuati dai 4 cacciabombardieri AMX del 51esimo storno dell'aeronautica militare, attivamente impiegati a partire dal 27 giugno nell'operazione ShrimpNet nella provincia di Farah, una delle 4 del Comando regionale Ovest. Il ministro della Difesa di un governo tecnico legittimato unicamente e solo dai mercati internazionali ha deciso autonomamente di rimuovere completamente i limiti alle regole di ingaggio dei soldati in missione e ha dato il via libera ai bombardamenti aerei del 51esimo storno, fino ad allora impiegati come semplici ricognitori, senza neppure le bombe sotto le ali. Una scelta dall'enorme significato politico ed etico che avrebbe suggerito almeno un passaggio in aula, giusto per verificare se agli italiani interessava veramente bombardare l'Afghanistan. Tra 100 vittime della guerra, 7 sono combattenti, 17 sono uomini non combattenti e poi, ascoltate bene, 34 sono bambini, 16 sono donne e 26 anziani. 34 più 16 più 26 uguale 76. Il 76% delle vittime sono donne, anziani e bambini. L'8 aprile del 2009 le commissioni di difesa di Camera e Senato hanno dato il via libero all'acquisto di 131 cacciabombardieri F-35. Numero poi ridotto a 90 con una spesa che si aggira fra i 12 e i 15 miliardi. Lasciate che vi ricordi quanti investimenti alternativi potremmo attuare con quella somma in un paese in difficoltà come il nostro. Il mio primo pensiero va a quella mozione del Movimento 5 Stelle che meno di 2 settimane fa chiedeva il ripristino dei fondi al comparto istruzione, cultura, università e ricerca. Erano quasi 8 i miliardi necessari in quel caso e ci avete detto che non c'era copertura finanziaria. Potremmo finanziare il reddito minimo garantito, per esempio, perché vi ricordiamo che la gente continua a suicidarsi perché non arriva alla fine del mese. Quando è partita questa iniziativa c'erano molte adesioni anche da parte del PD. Poi, con la formazione del Partito Unico, molti piddini sono corsi a ritirare la firma. Temendo cosa?
Spiegatelo ai vostri elettori questo. Cosa nascondete? Cosa c'è dietro questi aerei? Spiegatelo agli italiani. Quindi faccio un appello, soprattutto al Partito Democratico. Siate disobbedienti, siate sfrontati, siate coraggiosi e votate questa mozione, perché la priorità rispetto al programma F35 deve essere il lavoro, e questo non lo dico io, ma il programma del Partito Democratico che voi avete sottoscritto e dovete onorare. Trova invece il consenso dell'Aula la mozione di maggioranza a firma Speranza Brunetta. Il presidente Berlusconi disse con precisione: bisogna assolutamente rivedere le spese militari degli F35, io ci farei degli aerei da turismo. È folle per il PD. Bersani disse che la nostra priorità non sono i caccia, la nostra priorità è il lavoro. Con quale coraggio risponderete ai cittadini quando questo governo ci presenterà il conto dei tagli ai servizi, alla sanità, al trasporto locale, a quegli investimenti che porterebbero l'Italia ad un percorso di sviluppo diverso, ad un futuro non più basato sull'incremento del PIL grazie a strumenti di morte? Cosa gli diremo? Che abbiamo speso 15 miliardi per 1000 posti di lavoro? La mozione Speranza Brunetta non sospende un bel niente. Gli F-35 sono uno strumento di morte. Molti deputati del PD lo hanno dichiarato in campagna elettorale. Hanno preso i voti con queste promesse e adesso votano una mozione ridicola. Di fatto voi accelerate l'acquisto degli F-35, come dimostrato infatti anche dai recenti ordini fatti al governo degli Stati Uniti e alla Lockheed per l'acquisto di ulteriori 7 caccia da sommarsi ai già 3 acquistati. Concludo volendo attualizzare un aforisma di John Lennon. Combattere per la pace con le armi è come pagare una minorenne perché non si prostituisca. Grazie. Invita il governo a sollevare dai vincoli del patto di stabilità qualsiasi spesa effettuata per l'adeguamento sismico e per la riduzione del rischio idrogeologico. Il Movimento 5 Stelle presenta alla Camera una mozione sulla tutela del territorio. Il nostro territorio è soggetto a terremoti, alluvioni e frane. La propria parte la potrebbero fare anche i privati, se soltanto lo Stato prevedesse delle agevolazioni fiscali per chi mette in sicurezza il territorio. I comuni italiani in cui sono presenti aree a rischio idrogeologico sono oltre l'80% del totale. Un grande progetto di risanamento ambientale comporterebbe la possibilità di dare lavoro, si parla di quasi 50.000 unità, coniugando così occupazione e politiche di contrasto al dissesto idrogeologico. Le dimensioni del fenomeno vengono rese chiaramente se si considera che negli ultimi 50 anni sono stati spesi per sopperire ai danni solo per i fenomeni alluvionali più di 16 milioni di euro. La Camera approva la mozione Segoni con una larga maggioranza. In vista della riunione del Consiglio europeo del 27 e del 28 giugno si dibatte di temi finanziari e di diritti dei cittadini. I cittadini hanno difficoltà a soddisfare i propri bisogni primari e noi continuiamo con la stessa politica di sempre. Mai, mai una scelta forte, mai una presa di posizione di carattere degna del nostro paese. 2.000 miliardi di debito con 100 miliardi di interesse all'anno. Ma che cifra è? Di cosa vogliamo tagliare più per ripagarlo? Hanno scritto tanti libri su come salvare l'euro da se stesso, anche altri deputati mi dicevano di salvare l'euro a tutti i costi. Più Europa, manca solo un libro, uno solo, un libro che parli di come salvare i cittadini dall'euro. La prima e unica domanda alla quale lei deve rispondere, signor Letta, è una, e glielo faccio vedere per farle capire bene, è questa: chi è il proprietario della moneta? Lei mi deve dire questo, il popolo? Chi altri? Le vostre banche private europee? Se il popolo è il proprietario, allora nei confronti di chi abbiamo questo debito? Chi l'ha contratto e a chi dobbiamo pagarlo? Ditelo una volta e per tutte! Lei ha la possibilità di intraprendere un cammino di salvezza per questo paese, aggredendo le vere cause che generano il debito pubblico, magari chiedendo la deroga del 3% del rapporto deficit-PIL che viene imposto dal patto di stabilità, ovviamente senza ricorrere a trucchetti di bilancio, e poi anche ridiscutere della sovranità monetaria. Queste non sono parole nostre, non sono scelte del Movimento 5 Stelle, sono necessità di tutti i cittadini. Serve immediatamente un'inversione di tendenza, una nuova visione dell'economia, un'economia fondata sulle persone e non più esclusivamente sui capitali finanziari, un'economia fondata sul perseguimento della felicità. Con questa risoluzione
chiediamo all'Aula di provvedere ad una riformulazione dei vigenti strumenti di sostegno al reddito al fine di pervenire all'introduzione del reddito di cittadinanza come strumento di protezione sociale universale. Rivedere e rinegoziare nelle opportune sedi europee il Trattato di Maastricht ed il Fiscal Compact. Provvedere all'introduzione di opportuni strumenti normativi nazionali ed europei che consentono una drastica riduzione della pressione fiscale per aziende che creano posti di lavoro a tempo indeterminato. Provvedere ad una riduzione considerevole della pressione fiscale per le imprese che assumono giovani disoccupati o inoccupati. Richiedere l'introduzione della legge bancaria Glass-Steagall, volta a contenere la speculazione da parte degli intermediari finanziari attraverso una netta separazione tra attività bancaria tradizionale e attività bancaria di investimento. Di discutere il debito pubblico e le modalità di saldo dello stesso. Nell'attuale crisi economica il reddito di una minoranza cresce in maniera esponenziale, mentre quello della maggioranza si indebolisce. Questo squilibrio deriva da ideologie che promuovono l'autonomia assoluta dei mercati e la speculazione finanziaria, negando così il diritto di controllo degli stati, pur incaricati di provvedere al bene comune. Queste parole sono state pronunciate da una persona nuova e rivoluzionaria. E badate bene, non è quel provocatore di Beppe Grillo, ma è Papa Francesco. Negli ultimi anni il nostro Paese ha assistito alla crescita esponenziale del tasso di disoccupazione, che dall'ultimo rapporto Istat si attesta dal 6,1% del 2007 al 12,8% per il primo trimestre 2013. Reddito cittadinanza non significa attuare politiche essenziali, ma significa dare corpo al principio di eguaglianza sostanziale sancito dalla nostra Costituzione all'articolo 3, dove i padri e madri costituenti avevano previsto che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Reddito di cittadinanza è l'unico modo per fermare questa società minata, basata sullo sfruttamento finanziario ed elettorale. Reddito di cittadinanza, reddito di cittadinanza, reddito di cittadinanza. Torna in aula la mozione Colletti, volta a garantire i cittadini dalla lobby delle assicurazioni. La richiesta è quella di uniformare, per rispettare il principio di equità, le tabelle nazionali a quelle di Milano, particolarmente favorevoli per i consumatori, come peraltro già richiesto da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione. E come si sono comportate le assicurazioni di fronte all'aggravamento della crisi? La crescita dei prezzi per l'assicurazione, cito l'autorità garante, sul periodo 2006-2010 è stata quasi il doppio di quella della zona euro e quasi il triplo di quella registrata in Francia. Qualcuno in quest'aula potrebbe anche lasciarsi andare a frasi relative ai rischi di truffa in Italia, alimentando il solito, nonché subdolo gioco, per cui alla fine è sempre un po' colpa dei cittadini. Anche in questo caso quel qualcuno, insieme alla Lega, dovrebbe ricredersi, perché il numero delle frodi accertate ai danni delle compagnie in Italia appare 4 volte inferiore a quello accertato dalle compagnie nel Regno Unito e la metà di quello accertato in Francia. Ma come si è pervenuti allo schema di decreto in questione? Nel 2005 il Parlamento aveva dato delega al Governo per realizzare una tabella unica nazionale atta a stabilire i valori dei risarcimenti per i danni alla persona sopra i 9 punti percentuali, le cosiddette lesioni macro permanenti. La delega scadeva il 1 gennaio 2009 con un nulla di fatto ed allora, in assenza di atti da parte del Governo, il 6 giugno 2011 la Corte di Cassazione indica le tabelle adottate dal Tribunale di Milano quale modello unico di riferimento per calcolare in maniera uniforme i valori dei risarcimenti su tutto il territorio nazionale. Immagino ovviamente che le compagnie assicurative non abbiano gradito questa sentenza, visto che le tabelle di Milano prevedono risarcimenti ben più dignitosi. Guarda caso, ma si tratta semplicemente di una coincidenza, dopo 6 anni di immobilismo totale, il 3 agosto 2011 il governo, dopo poco più di un mese dalla predetta sentenza, sente l'improvvisa esigenza di emanare uno schema di regolamento che praticamente, diciamolo chiaramente agli italiani, dimezza gli importi delle tabelle di Milano.
Tale schema, subito ribattezzato Ammazza Risarcimenti, riceveva un parere fortemente negativo da parte del Consiglio di Stato. Poco dopo, la Camera dei Deputati, questa Camera, approvava una mozione che impegnava il governo al ritiro dello schema dell'atto governativo e all'introduzione per legge delle tabelle di Milano. E allora si affermi oggi in maniera incontrovertibile lo stop allo schema di decreto che dimezza il risarcimento del danno alla persona e si prosegua da domani nell'ambito delle commissioni permanenti nel Parlamento, nel solco tracciato dalla proposta del Movimento 5 Stelle per riaffermare che la persona con i suoi diritti fondamentali deve tornare al centro del nostro ordinamento. Questa è la sfida che i deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle lanciano alle forze politiche presenti in Parlamento: ascoltare il cittadino, legiferare nel suo esclusivo interesse e respingere l'assalto delle lobby e diritti di molti per la salvaguardia dei profitti ingenti di pochi. Ripartiamo insieme da qui. Rilevato che il corridoio 5 è considerato di assoluta rilevanza per il sistema del Paese, ne consegue che esso dovrà comportare necessariamente la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Cioè, veniamo oggi nel 2013 a parlare ancora del ponte di Messina. Il portavoce 5 Stelle al Senato Sant'Angelo, intervenendo a proposito del corridoio ferroviario adriatico, dichiara in aula il suo disappunto circa la mozione presentata dal senatore Compagnone, che, a dispetto del tema trattato, ripropone la finalità della costruzione del ponte sullo stretto. Cerchiamo di spiegare bene perché giovedì scorso non si è deciso di votare queste mozioni così diverse. Cerchiamo di capire perché il modello unico tutto compatto ha deciso di spostarla ad oggi, perché era chiaro che due mozioni così differenti non potevano essere unite, probabilmente perché Gruppo GAL e Grande Sud stavano facendo, signori miei, a costo e a spese dei cittadini, propaganda elettorale. Stavano facendo sì questo perché domenica si sono tenuti i ballottaggi. Allora la risposta dei cittadini è avvenuta in maniera chiara, forte ed evidente, perché da un lato un sindaco 5 Stelle su Ragusa è stato eletto, dall'altro una lista civica con un sindaco no per il ponte, e questo sia d'insegnamento per tutti. Intervengo brevemente in merito alle gravi affermazioni che questa mattina ho sentito pronunciare in quest'aula dal collega senatore Barani in merito al terremoto verificatosi in Lunigiana. Sono inaccettabili. La magistratura e le sue sentenze vanno rispettate. La procura di L'Aquila ha contestato loro una non idonea valutazione del rischio e una non idonea informazione. È stato riconosciuto da altri vulcanologi in sede di processo che giorni prima del terremoto c'erano parametri geofisici che facevano pensare che lo sciame stesse evolvendo. Erano stati chiamati per informare, non l'hanno fatto. Il ruolo degli scienziati è stato di tipo politico, non di carattere scientifico, nell'attività di distensione e rasserenamento della popolazione, al punto che i cittadini, nonostante la scossa di magnitudo 5.2 delle 23.45, si è messa a dormire, somministrando addirittura camomilla ai propri figli, come testimoniano temi scritti dai miei alunni. Le vittime sono stati dei martiri di una società che non tutela. Arriva al Senato la mozione del Movimento 5 Stelle, volta a richiedere l'adozione del reddito minimo di cittadinanza. Sono più di 9 milioni i cittadini italiani che non percepiscono alcun reddito. Il 28,4% delle persone residenti in Italia è a rischio di povertà o esclusione sociale, e noi dobbiamo trovare il modo per aiutare i cittadini a vivere una vita dignitosa. A fronte di un quadro così drammatico, è necessario avviare una politica di lotta alla povertà che riprenda gli esempi migliori europei. L'Italia è l'unica nazione, anzi non l'unica, c'è la Grecia insieme a noi, a non aver istituito il reddito di base, un reddito di cittadinanza, reddito minimo di dignità, reddito di dignità, perché questo è quello di cui stiamo parlando. Siamo gli unici in Europa. In attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il reddito minimo viene definito come un diritto sociale fondamentale, colleghi, fondamentale.
destinato a fungere da strumento di protezione della dignità della persona e della sua possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale, culturale e politica. Anche in Italia, come già succede diffusamente in Europa, è urgente e necessaria l'introduzione del reddito minimo garantito. Si dirà a questo punto però che mancano i soldi e che i vincoli europei ci impediscono di intervenire in questa direzione. In realtà tutto dipende da come si decide di intervenire e i costi non devono diventare l'ennesimo alibi affinché nulla cambi. Proprio dal lato dei costi, ad esempio, è interessante la relazione del 2011 sui risultati e sui costi della Revenue de Solidarité Active. La spesa complessiva per il finanziamento di questo Revenue de Solidarité Active in Francia è stata di 9,8 miliardi di euro. È una cifra molto simile a quella che l'erario italiano spende attualmente per i suoi ammortizzatori sociali. Secondo la UIL, infatti, nel 2011 le indennità di disoccupazione, mobilità e cassa integrazione sono costate nel complesso 18 miliardi di euro, di cui ben 9 hanno pesato sulle fiscalità generale. Significa che abbiamo speso per un sistema di welfare che tutela solo un lavoratore su due la stessa cifra che in Francia ha garantito a tutti un programma di protezione universalistico e più equo. Al capogruppo al Senato Nicola Morra, il compito di esporre la dichiarazione di voto del Movimento 5 Stelle. Oggi noi siamo chiamati ad operare quello sforzo di solidarietà per cui chi è rimasto indietro, in Italia sono tanti, possa capire che chi è avanti si sta fermando. Prima sono stati citati Stiglitz, Krugman, che hanno in loro molti studi, e non soltanto quelli più recenti, evidenziato come in società patologicamente malate si registra un dato complessivo rispetto al famoso PIL per cui il PIL decrescerebbe e nel contempo però le distanze sociali ed economiche e culturali fra chi è sopra e chi è sotto si dilaterebbero. Bene, noi abbiamo un'idea di comunità che è del tutto diversa e se questo ci porta alla divisione, e vorrei che il governo ne prendesse consapevolezza, divisione sarà, perché noi siamo per un'idea di comunità in cui tutti possano essere inclusi, e non a parole, ma nei fatti. A fine seduta sull'ordine dei lavori interviene il cittadino eletto Castaldi, che si rivolge all'Aula chiedendo un voto positivo ad una mozione da lui presentata e rivolta alla preservazione del territorio dalla pratica del fracking, trivellazioni idrauliche volte alla ricerca di idrocarburi. Una pratica non di rado accomunata ad eventi sismici. Siamo il paese dove si trivella con il fracking da decenni e nessuno lo sa. Dove si muore di inquinamento a Taranto, ma si ritarda la pubblicazione dei dati scientifici che lo dimostrano. Siamo il paese dove per sapere chi sono i personaggi politici favorevoli a petrolio o carbone occorre una campagna di Greenpeace. Perseveriamo nell'errore senza renderci conto del potenziale espresso dal nostro Paese in tema di sviluppo della green and white economy. Troppo spesso ci si dimentica di alcuni strumenti che potrebbero realmente cambiare il sistema energetico nazionale, creando tra l'altro ricchezze e occupazione per le piccole e medie imprese, per le famiglie, senza privilegiare gli interessi di pochissimi a scapito di tutti gli altri. Con questi presupposti programmare il futuro è impossibile. L'Italia praticamente rinuncia a farlo. Noi oggi chiediamo un voto positivo alla presente mozione, che è volta a ripristinare il divieto di attività di ricerca, di prospezione, nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, sottoporre a fine di una maggiore tutela ambientale nelle zone di confine delle aree marine protette di tutta la linea di costa del territorio italiano, tutte le citate attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale. Nell'aula di Palazzo Madama è presente per il consueto question time il ministro dell'Ambiente Orlando. A lui si rivolge l'interrogazione del cittadino Martelli contro l'incenerimento dei rifiuti. Nella relazione programmatica noi abbiamo sentito ancora parlare di incenerimento, nonostante questa sia un'altra gestione tra le più sbagliate dei rifiuti. Allora, anche qua chiediamo come sia possibile insistere con l'incenerimento dopo che c'è fior di direttive che ci dicono non farlo e
noi sappiamo che dal 2020 non si potrà più ricorrere a questo tipo di strategia. Qualunque impianto in incenerimento ha un tempo di ammortamento ventennale, quindi siamo fuori da ogni logica già nel momento in cui lo incentiviamo. La UE ci dice non usare, ci sconsiglia di usare il termine termovalorizzatore perché intende come virtuosa una pratica che virtuosa non lo è. Poi ci dice è vero, come ho detto prima io, se tu non riesci a recuperare la materia bruciala, però gli esempi virtuosi italiani che arrivano al 94% di recupero di materia ti dicono che quel 6% non si brucia, quindi l'incenerimento non ha nessuna ragione di esistere. Per di più invece ho sentito giustificare, come tutti i miei colleghi, gli inceneritori dicendo lo dobbiamo fare perché nel frattempo non si fanno gli impianti di recupero e trattamento della materia. Bene, siccome un inceneritore ci mette molto più tempo a essere costruito di un impianto di trattamento della materia, allora noi non riusciamo a capire il senso di una scusa che dice fai una cosa che ci vuole più tempo a farla invece di un'altra che ci vuole meno tempo a farla.